Salve a voi, ostaggi, prigionieri della Big Pharma, salve a voi. Allora, prima di spiegarvi questo rimedio, che è molto importante, vi dico soltanto, mi sono fatto un po' di ordine perché mi è stato detto che mi perdo un po' nei dettagli a volte nella politica. Allora, era quando con Covid, con queste cose qua, io avevo un gruppo su Facebook di oltre 10.400 e qualcosa persone rumene, capito? Un gruppo che non si chiamava come qua, capito? E mi è stato chiuso per colpa di un assistente della Timisoara, assistente medica. Comunque, mi chiama una signora, Paola si chiama, disperata, sono in ATI. ATI vuol dire là dove ti mettono proprio sotto il respiratore, e quelli che entrano là non escono più vivi. Signor Mario, per favore mi salvi, parlava quando italiano, quando rumeno, tutto disperata, dice c'ho sangue molto grosso, la respirazione, c'è quella che si mette in dito, cavolo, non l'ho portato, ce l'ho anche io, così sceso sotto 96, a parte il fatto che puoi rimanere vivo anche con 5% di cosa, vabbè, non entro nei dettagli. È disperata, per favore, mi aiuti. Dico, ma può venire qualcuno a portarti qualcosa di quella che ti dirò? No, non può entrare nessuno qua, perché qua siamo tutti con Covid, disperata. Cosa posso fare? E ho detto, fammi la videochiamata. Capito? Perché mi aveva chiamato così. Fammi la videochiamata e fammi vedere che cosa hai attorno. Guardo attorno, che cosa vedo? Una bottiglia di quel tè. Tè verde, tè alla pesca, lei aveva tè alla pesca, no? Bottiglia grande da un litro e mezzo, con la bocca larga, che è importante la bocca che sia larga, no? E sigarette, dico, ma le sigarette di chi sono? Dice, sono mie, ma non posso fumare, solo tanto ce le ho qua. E ho detto, puoi andare in bagno, vai subito in bagno, prendi la sigaretta, prendi la bottiglia, butta via subito quel succo là, che non ti serve perché c'è zucchero, ti fa male, e fai un buco nella bottiglia, così, lei l'ha fatto un po' più in alto per la disperazione, però comunque a questa altezza, al culo della bottiglia, normalmente la bottiglia deve essere di un litro, però questa è più piccola, fai e torni, lo sciacqui, torni e respiri soltanto con la bottiglia, senza respirare sul naso. Io ho messo questa così soltanto per pubblicità, c'è un naso grande, per farti vedere che non devi respirare col naso, solo su questa. Perché lei ha detto, ma dopo un'ora penso che vengono di nuovo le assistenti a tirarmi il sangue perché non sono riusciti, perché era molto denso, così cosa. Dopo un'ora, due, quando sono venute le assistenti, poi lei mi ha detto, il sangue era così fluido, così rosa, proprio zampilava. Non gli veniva a credere alle assistenti, diceva, ma che cosa hai preso, l'aspirina, che cosa hai preso, perché è cambiato così, non poteva cambiare niente, capito? Ha fatto vedere la bottiglia, gli ha spiegato, quelli si sono messi a ridere che non hanno capito, meno male che non gli hanno tolto la bottiglia. Ha detto vabbè, i rumeni non sono come voi, capito, come i vostri, che ti tolgono anche la camomilla se sentono che ti va bene con la camomilla. Comunque, morale della favola, io ho fatto questo dispositivo così, vedi, con dei elastici, per tenerla alla bocca camminando, per, devo parlare veloce che tempo è poco qua, per tenerlo così. E questa contro, capito? Vedi questo, vabbè, ti ingegni anche te. Per avere le mani libere per poter lavorare e respirare in casa, se no stai a letto con la bottiglia. L'importante è farle un buco a un centimetro dal culo, d'accordo, vedi, a un centimetro e mezzo, e che abbia la bocca larga e respiri attraverso a questa. Che cosa ti dà? Guarda che io non ho tempo di spiegarti tante cose. Ti dà l'ossido, come si chiamano in italiano, ossido nitrico, costa più di 20 euro su Amazon, quando tu ce l'hai gratis nell'endotelio delle vene, soltanto che lo devi liberare. Non entro in dettagli che mi perdo. Ok, vi dico un'altra cosa, c'era un tedesco, no? Con quale parlavo inglese, che mi chiamava, e aveva problemi, doveva essere operato di cuore, capito? Operato, temeva tanto. Io ho spiegato questa un po',
e non si fidava. Io ho detto: mi paghi 30 all'ora e io ti spiego e ti do tutte le fonti. Più di 3-4 ore abbiamo parlato. Alla fine si è convinto, dopo 2-3 mesi, tutte le analisi perfette, è scappato. Non ha avuto bisogno di pacemaker e di altre cose al cuore. Ok, buono. Dopo, il meccanismo logico, ti ho detto, come minimo 30 euro prendeva quel tedesco, non posso dire le cifre, cavolo, però io che c'entro. Allora, domani posterò 2 rimedi per il colesterolo. C'è stato un signore generoso che ha sponsorizzato con 2 ricariche telefoniche, capito? E mi chiedeva sul colesterolo a nome suo, li metterò domani, oggi non ho tempo. Ok, che cosa ti dà questo rimedio che te l'ho detto io? Respirare attraverso, quando non ce la fai più, lo tocco. Respiri 2 minuti, 5 minuti, 3 minuti, mezz'ora, un'ora, quella che puoi, ma lo devo fare, io non posso dirvi a voi che cosa devi fare, capito? Questa ti salva dall'infarto, addio infarto miocardico, addio ischemia, addio commozione cerebrale, trombosi, cose varie, addio le malattie cardiovascolari e respiratorie, capito? Ostruzione, broncopneumonia, cose. Addio, 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 perché dove il sangue è fluido, dove arriva dappertutto, dove c'è l'ossido nitrico, in italiano si chiama, c'è la guarigione. Ok, devo parlare veloce, cacchio. Addio, cardiopatie, tutte le cardiopatie, piedi freddi, cose varie, no? Perché io chiedo sui miei rimedi un po' tanto? Perché il mio rimedio ti aggiusta più cose, capito? Io lo so. Tu vieni per una stronzata e alla fine ti trovi, oh, mi sono liberato anche di quella, anche di quella, anche di quella. Capito? I miei rimedi sono multipli. Ok. Quanti minuti ce l'ho? Ok, 3 minuti. Una cosa importante. Quando ce l'hai i sintomi di infarto, capito? E vorrei che questo video lo mandi ai tuoi amici, ai tuoi parenti. Fai anche tu un'opera buona, cavolo. Eh? No, mandi culi nudi? E gattini li mandi, non ti vergogni. Fai un'opera buona, un video così, di cultura, di cosa che salva la gente, non per fare pubblicità, a me ne frega. Allora, quando c'hai i sintomi di infarto, che è dolore acuto nel cuore, alla spalla, pesantezza sul petto, li sai, ti l'avrà detto il dottore, la cosa che puoi fare è ti metti in ginocchio, e il meglio, se puoi metterti in ginocchio, è tossire. Ti sforzi, perché è come se tu facessi il defibrillatore, perché il trombo entra, è come sono i rami dell'albero, noi c'è poco tempo, caro, entra, no? E si blocca la biforcazione, allora hai bisogno di un colpo, di un calcio per farlo andare più avanti, e dopo gli altri elementi del sangue lo sciolgono, capito? A parte il fatto che io prendo Drendero, come ho detto, cose varie preventivamente. Comunque, se ti senti in problemi di questo genere, poi ne conosco anche di altri rimedi, con un tipo di pepe, non è pepe nero, è quello più grande, ne conosco tanti, tanti, che è meglio della tua nitroglicerina, o che cavolo prendi, capito, glicerina. Io ne conosco dei rimedi, come minimo 8 per ogni problema, però se tu ti senti, anche se ti senti un po' male, un po' che ti punge il cuore, non aspettare che avanzi il problema, capito? Tossisci, che cacchio te ne frega. Respiri lungo e il tosse è lungo. Vedi che movimento si fa? E questa ti può salvare la vita. Per non dire che non vi voglio salvare la vita. Le cose importanti vi le dico, non ho nessun problema. Però ci sono anche cose importanti che non vi le dico, perché ci devo vivere anche uno come me. Guarda, sono 9:33, non sono riuscito a dire più di tanto. Ciao ciao, alla prossima.